Beh, mancano ormai poche ore, noi ci auguriamo che Bersani, come dire, smetta di avere pregiudizi nei confronti del PDL, la smetta anche con l'idea di inseguire i grillini e finalmente anteponga gli interessi di partito, presunti gli interessi del Paese. Il Paese non può attendere, ha bisogno di un governo stabile che affronti subito i temi economici. Sarebbe una grave responsabilità quella di Bersani se, rifiutando una collaborazione con le forze presenti in Parlamento e con il PDL, portasse il Paese al voto.